Sembra un addio, ma non lo è assolutamente. Questo vuole essere un arrivederci, è qualcosa che è dovuto e che è la fine della nostra seconda, il nostro secondo mandato, ed è quindi giusto anche che venga celebrato. Poi la nuova amministrazione, il nuovo sindaco, il nuovo consiglio comunale deciderà di nominare quelle sono le cariche che gestiranno per i prossimi 5 anni il museo civico, ed è giusto che sia così, e rispettare quelli che sono i passaggi istituzionali del caso. Ma noi stasera non siamo qua per parlare di noi, di come siamo stati bravi, di come siamo stati carini nell'organizzare tutti questi eventi. Noi stasera siamo qua perché dobbiamo celebrare un evento che, come vedete, è composto da più fasi. Stasera c'è stata la presentazione del cencio realizzato da Irene Serignano, che per quanti non se ne fossero accorti è giovanissima, ha 17 anni. Quando si dice puntare sui giovani, noi come museo abbiamo l'incarico da parte di un comitato organizzatore della Damigella del Re di selezionare l'artista che andrà a realizzare il cencio. Quest'anno noi abbiamo deciso che era arrivato il momento di puntare sui giovani, di dare loro una possibilità. Irene la conosceva benissimo perché ha partecipato a nostri diversi eventi. Tra l'altro, nell'edizione passata dei Colori della Damigella, Irene ha vinto il premio intitolato a Vincenzo De Sisi, uno dei grandi artisti di Rocca Reinola. All'interno della manifestazione c'è un premio dedicato a Vincenzo De Sisi e un altro dedicato a Camillo Cavolfo. E credo che un applauso a questi due artisti. Allora, il mio intervento è di ringraziamento e di interrogativo. Di ringraziamento a tutti gli artisti che non solo ci hanno donato arte, ma in tutti questi anni abbiamo stretto con loro dei rapporti interpersonali che hanno arricchito anche noi, non solo dal punto di vista artistico, ma soprattutto dal punto di vista umano. Quindi il primo ringraziamento va a loro, per aver deciso di partecipare a una collettiva, e vi assicuro che mettere insieme una collettiva di 36 artisti, cioè provenienti un po' da tutta la Campania, più German Bertram, che è un artista sudamericano che vive attualmente in Spagna, non è stato semplice. Quindi il primo ringraziamento doveroso va a loro, in assoluto, perché sono loro i protagonisti. Noi siamo la manovalanza, più o meno qualificata, però sempre manovalanza cristiana. Poi il ringraziamento io lo devo fare, ma non perché voglia adesso ricambiare quello che ho detto prima Lucia, però se è vero che abbiamo realizzato tante opere, è vero che il presidente del museo è bravo, però c'è da dire che gran parte del lavoro lo fanno loro. Io lo dico sempre ai nostri eventi, io sono il frontman, però tutto quello che noi facciamo dietro a ogni evento è veramente notevole. Stasera voglio citare i protagonisti. Abbiamo già citato Lina D'Avanzo e Federico Natale, che hanno curato l'allestimento di questa mostra. In particolare Federico Natale ha creato da nulla tutto quello che voi vedete. Quindi se in questa chiesa oggi vedete che c'è la possibilità di esporre, è perché il maestro Natale non solo è un grande artista, ma è anche un grande operaio dal punto di vista della realizzazione delle opere, anche dal punto di vista manuale proprio. Voglio ringraziare, vado in base a come li vedo e quindi vado a giro. Voglio ringraziare Anna Maria Comune, che cura per conto del museo tutta la parte web, perché abbiamo un sito e quindi lei è la persona che lo ha ad aggiornare sistematicamente. Mena Cirillo, che cura i rapporti con la stampa, quindi pubblicate stampe, interviste e quant'altro. Valentina De Ricci, che fa tutta la parte, quella riservata ai più giovani, perché lei cura tutta la parte social, quindi cura il nostro profilo Facebook, Instagram, Twitter e soprattutto TikTok, che io dopo 5 anni di collaboro con lei non ho ancora capito come funziona, ma fortunatamente ci sta bene, va bene così.
La Ferra che non vedo, come era sfuggita Lorenzo. Eccola là. Ah, è stata Raffaella Di Stefano, anche Raffaella è una grandissima artista e Raffaella sacrifica e dedica parte della sua arte a tutta la realizzazione grafica che vedete ogni volta che organizziamo qualche evento, compreso le locandine che avete visto esposte questa sera. Lucia Napolitano che magistralmente conduce tutte quelle che sono le nostre manifestazioni, in particolare le presentazioni dei libri, e qua facciamo un aggancio che ci dirà il presidente, non a caso fa il presidente da 10 anni, perché ho visto anche adesso girando mentre cercavo tutti i componenti della ho visto Rosemary, l'evento di noi a proposito di presentazione di libri, a proposito di Lucia come protagonista, l'altra protagonista dell'evento che faremo il giorno 24, venerdì, è Rosemary De Simone, che è questa bellissima ragazza che ha scritto un libro, The Seven, e noi lo presenteremo qui venerdì prossimo alle 18.30, se ricordo bene gli orari, ma leggete insomma sulle nostre locali. Ringraziamento anche alla professoressa Sabrina Cafasso dell'Istituto Carmine Russo, a tutti i docenti e a tutti i ragazzi che sacrificano il loro tempo libero per venire qui a svolgere il servizio di accoglienza. Quindi ringraziamo anche.